Allora, Presidente, un bilancio agrodolce, agro dal punto di vista sportivo, dolce per la cornice che abbiamo visto anche qui oggi alla piscina Zanelli. Il Vasas ha fatto il Vasas, ha lasciato veramente poco campo, poco spazio alla Rari, che però ha provato a buttare il cuore oltre l'ostacolo, ha fatto quello che poteva di fronte a una squadra veramente forte. No, no, io direi che è un dolce completo, perché se noi pensiamo alla forza del Vasas, a quello che siamo noi in realtà e al risultato che abbiamo comunque conseguito anche perdendo, direi che comunque è un dolce, è un dolce senza la ciliegina, ecco, però è un dolce. La città, sono contento, l'ho detto anche poc'anzi, che ha risposto in maniera determinata e importante, quindi va bene così. L'importante è che su questa base si costruisca qualcosa per continuare il prossimo anno. Non era banale infatti vedere i gradoni così, così stipati in una giornata non bellissima qui a Savona, che ha anche impedito di tenere l'evento in piazza, però è stata una bella giornata di sport, collegamenti diretti con Budapest, tanta interazione, si spera che sia anche la molla per chiudere la stagione nella maniera migliore, anche perché ci sono poi i playoff a brevissimo da affrontare. Io direi di sì, comunque continueremo a fare un'operazione di marketing per far sì che la gente possa continuare a venire, anche se gli impegni saranno così meno importanti, nel senso che non ci sarà l'internazionalizzazione dell'evento. Però è per quella strada, è per quell'obiettivo lì fare un buon playoff. Decisamente sì, e cercheremo di pubblicizzare al massimo. Io ci metterò tutti i miei impegni, come sempre.